Ciao a tutti! Allora, qui vedete questa paccottiglia e vi chiederete che cavolo è? È quello che resta della candela presa su Joel's Candle, che se vi ricordate avevo comprato a Natale, una per me e una per mia mamma. Volevo far vedere gli orecchini che erano stati trovati da mia mamma, però onestamente adesso non mi ricordo dove l'ho messi. E, perché mia mamma me l'ha ridati perché non gli piacciono e quindi magari appena li trovo vi metto una fotografia. I miei, se vi ricordate, sono questi. Qui i suoi sono comunque piccolini, così perché vedete sono piccoli, i suoi forse sono ancora più piccoli e sono dei piccoli rombi con d'argento con una delle pietruzzine. Le candele. Allora, se vi ricordate, la mia candela purtroppo si è rotta. Quindi cosa ho fatto? Ho tolto il vetro, la candela era ancora intera come c'era e l'ho bruciata da sola senza il ciottolino e poi l'ho infilata in questo barattolino qui per tentare, ecco, di contenerla perché la cera di queste candele è veramente strutterella, è particolare, vedete diventa olio appena lo toccate e quindi insomma era poi anche un problema se non riuscire a portarla via da casa e così. Allora, che dirvi? Mia mamma testimonia che la sua aveva un buon profumo anche se molto delicato, ma che si sentiva. Io onestamente di questa posso dire che l'odore non è che proprio, cioè l'odore è buono. Se voi annusate tuttora il vasetto, sentite questo odore floreale buono. Però bruciando non si sentiva quasi niente, secondo me. La prima volta l'ho accesa, sì, dopo non molto. E non so se è colpa del vasetto che non è più il suo, ma non credo, ne è rimasta tantissima in fondo. Vedete, è tanta cera avanzata. Tanto che, visto che è fatta così, anche molto così, la uso nel brush essence. Ho deciso, visto che mi è costato un occhio della testa, è stato un mezzo flop. Questa qui volevo usarla nel brush essence. E niente, io allora, come idea regalo, secondo me è carina da fare una volta ogni tanto a qualcuno, perché è un'idea originale che non si vede tutti i giorni per una ragazza, insomma, per una femmina, diciamo, a cui piacciono candele e gioiellini, può essere un doppio regalo carino. Però io come prodotto in sé per sé non ve lo consiglio. Perché? Perché il prodotto che c'è dentro non è niente di che, cioè il gioiellino che c'è dentro è proprio un troiaino che poi diano e dipende dalla fortuna che avete, può essere qualcosa di più grosso, però io penso anche sia improbabile che voi troviate un grosso gioiello o qualcosa di veramente bello dentro a queste candele. Credo in 99 su 100, poi quante candele comprerete mai, visto che costano anche un bel po'. Io mi sembra ho preso la più economica di tutte, più o meno, e costava 25 euro, quindi insomma alla fine trovate un gioiellino così che non è brutto, io lo sto portando, però ha un valore veramente basso questa pietruzza e vedete, secondo me, fra l'altro è plastica, non è neanche una pietra. È vero che è argento, però se vedete sotto sono vuoti. Quindi, insomma, cioè, il valore di questa cosa è veramente basso, secondo me. E la candela in sé per sé profuma, ma al pari di una candela che può essere dell'IKEA, per dirvi, e che la pagate assai meno, quindi per voi stessi, se volete provare, provate, ma io ve la sconsiglio. Come regalo è carino, è originale, se a una persona piacciono queste cose, per esempio a mia mamma, poi gli orecchini, mi ha detto, ma io questi no, non li porto, prendili te, poi se mi riesce vi metto una fotografia, se li trovo, non mi ricordo dove l'ho messi,
Però ecco, quindi insomma è stato un mezzo flop. Il barattolo sì, è carino, però è un barattolo di vetro, quindi complessivamente spendete un bel po' per avere una cosa veramente piccola. E quindi niente, questa è la mia recensione. Se avete domande più specifiche e mi sono scordata qualcosa, fatemelo sapere. Nel frattempo vi mando un saluto. Ciao!